Dal 45 a oggi la storia italiana è caratterizzata per il periodo di transizione 45-48, che ha portato a una collaborazione Democrazia Cristiana e Partito Comunista, collaborazione che ha anche fruttato la nostra Costituzione. Nel 47, con l'uscita del Partito Comunista dal governo, fino al 60 abbiamo il periodo del centrismo. Periodo del centrismo caratterizzato da una fortissima presenza della Democrazia Cristiana in tutti gli aspetti della vita del paese. Ma allo stesso tempo, mentre è nata una Repubblica antifascista, il Partito Fascista era già rinato, Movimento Sociale Italiano, e il Movimento Sociale Italiano, che ha occupato spazio elettorale, spazio parlamentare, spazio governativo pieno, è diventato una minaccia per la dimensione antifascista del paese. Questa minaccia viene avvertita con forza nel 60, quando il governo Zambroni nasce grazie all'appoggio decisivo del Movimento Sociale Italiano. Il governo Zambroni, dopo questa non accettazione da parte del paese del governo Zambroni, la coperta per la Democrazia Cristiana è corta e quindi nascono governi di centro-sinistra, quelli pieni saranno 63-68 Moro, poi però prima ci saranno i governi di preparazione Fanfani, che saranno quelli che faranno le riforme più a sinistra, quelle del 62. La guerra in Vietnam ha prodotto anche una grande sensibilità giovanile, nasce la rivoluzione giovanile anche in Italia nel 68, il movimento operaio nel 69 darà via all'autunno caldo e inizia la strategia della tensione, che probabilmente è partita nel 65, prima di questa c'è stato un tentativo di colpo di Stato, il piano solo di De Lorenzo, e avremo gli anni 70, gli anni di piombo, gli anni della strategia della tensione, gli anni del terrorismo di sinistra, che poi diventa anche una parte diventa poi il terrorismo di destra con Inar, e finché Berlinguer non decide di dare vita al compromesso storico. Il compromesso storico è una bozza, un'idea che ha prodotto anche delle riforme importanti nel paese, ma poi alla prova del 9 nel 78 il governo Andreotti, che doveva nascere con la fiducia del Partito Comunista, nasce il governo Andreotti, ma c'è il rapimento Moro, e dopo il rapimento Moro finiscono le condizioni del compromesso storico e nasce l'idea di creare un asse socialisti democristiani, il famoso CAF, Craxi, Andreotti, Forlani. Nell'81 abbiamo il primo governo non presieduto da un democristiano, il governo Spadolini, 83-87 governi Craxi, governi fortemente riformisti, ricordate la revisione dei patti lateranensi, la scala mobile, la svalutazione della lira, l'episodio di Sigonella, e dall'87 al 92 torna la Democrazia Cristiana, e dall'89 al 92 Edoardo starei molto molto più attento, molto di più, dall'89 al 92 abbiamo gli ultimi governi Andreotti e in pratica la fine della Prima Repubblica. Esplode nel 92 il caso delle tangenti, partendo dalla tangente del Piardengo Tiburzio, e c'è una transizione 92-94 con governi Amato e Ciampi e il rispetto dei trattati di Maastricht. Nel 94 entriamo in Seconda Repubblica con un ripristino di molti esponenti della Prima Repubblica, la vittoria di Silvio Berlusconi con l'operazione che fa entrare nel governo anche gli ex fascisti, e la sinistra che si ricompatta, prima facendo cadere Berlusconi e proponendo il governo Dini, poi con il governo Prodi, D'Alema e Amato dal 96 al 2001, ma poi Berlusconi riemerge, tranne la parentesi Prodi 2006-2008, con una politica che per molti considerano una politica tutta basata sulla propria dimensione personale, la depenalizzazione del falso in bilancio, le sanatorie, la legge Cirami, il lodo Alfano, poi lodo Schifani, il tentativo di riforma costituzionale che non andrà in porto. Nel 2011, su pressione dell'Unione Europea, Berlusconi cade, sale al governo Monti farà la revisione dell'articolo 81 mettendo il pareggio di bilancio come obbligo costituzionale, il che rende di fatto inattuabile tutta la prima parte della Costituzione.
Nel 2013 si va alle elezioni e con la legge elettorale di allora nessuno vince, c'è una leggera prevalenza di Bersani che avrà un incarico perlustrativo ma non riuscirà a portare a termine questo, e avremo governi Letta, governi Renzi, ampiamente riformisti, tentativo di Renzi di rivedere la Costituzione, perde, si dimette e avremo governi Gentiloni. Una legislatura che non doveva durare pochissimo, invece durerà tutto il tempo possibile, e arriviamo ora nel 2018 alle elezioni, dove il Movimento 5 Stelle, dopo il risultato elettorale che lo vede come primo partito, la Lega come a capo della grande coalizione, vorrebbero governare. Ma la teoria dei due forni espressa da Di Maio è una teoria che non ha trovato risultato, e ora vedremo come andrà a finire.